Questo è il famoso ingresso, vedete che la topografia in realtà è inventata. Nella storia le macchine dei visitatori arrivano da laggiù, qui c'è una prima cancello e poi la grata lì. E Sono cose quella è la fatte finestra della apposta, quindi. direttrice. C'è la sala comune, anche se in realtà gli spazi poi non sono mai raccontati. Queste sono le urla dei ragazzi che hanno visto arrivare andare qualche attore al bagno, Matteo, probabilmente. Sì. E quindi stanno urlando. Che c'è? Che c'è? Marco! Da quanti giorni siete l'assedio? Ma sempre, al primo giorno. Poi sono riuscito a far capire loro che non saremmo stati qui per un po', che l'assedio è cessato, ma a un certo punto siamo tornati alla prima storia di qualche attore, ci hanno sgamato e sono tornati. Le celle affacciano su due lati, alcune affacciano su questo lato, diciamo dove c'è il mare, ma più che altro sono le luci del porto e in certe giornate si può forse vedere il Vesuvio, anche se quest'anno meno. Dall'altro lato c'è il famoso mare fuori che dà il titolo dove si vede l'orizzonte a perdita d'occhio. Quindi sarete i primi a visitare le nuove celle. Passato avevamo due interi piani. Quest'anno abbiamo compresso in un solo piano sia il maschile che il femminile, nel senso che a seconda di come viene inquadrato diventa uno piuttosto che un altro piano. E quindi guardando di qua, e queste prime celle sono al femminile, mentre andando di là e guardando poi di là c'è l'ingresso del, questo è l'ingresso del femminile, di là c'è l'ingresso del. Questa è una nuova zona che abbiamo costruito, sfruttando ovviamente l'architettura che ci siamo trovati a riadattare, che diventerà teatro di situazioni comuni nel piano maschile. È un posto di riposo ovviamente, però è una specie di mini zona comune all'interno dei corridoi delle celle. Guarda, qui sono degli elementi. Allora, questa è la stanza di Crazy J che abbiamo, diciamo, adattato con i primi segni del suo successo, che raccontano un po' l'inizio di questa brillante carriera. In questo momento noi siamo all'interno di quello che è stato l'ambiente chiesa e abbiamo ricostruito quella che sarà, diciamo, una delle tante costruzioni di Mare Fuori. Vi posso dire cos'è, non vi posso dire a che cosa servirà al momento, però insomma è diventato un vero e proprio set, un teatro di posa tradizionale. Abbiamo degli spazi abbastanza grandi e quindi li utilizziamo per mostrare le stanze. Per questo, oltre tutte le celle ricostruite, oltre le altre stanze, è un lavoro abbastanza interessante, abbiamo costruito molto. Ziti con pomodorino fresco e salsiccia, pasta col tonno, crema di pomodorino giallo e pomodorino. Sei pessima nel leggere il menù, te lo posso dire. No, dai, aspetta, ci riprovo. Allora, lo devi far immaginare il piatto. Vedo lo so, ho Emilio. Prendi capito. esempio da Emilio. Emilio quando fa Emilio ziti con il pomodorino, è magico. ti fa appassionare un piatto, anche se non ti piace. Va bene, allora. No, vabbè, adesso mi hai messo in soggezione, Dai, ti do poverino sola. però. Ziti con pomodorino fresco.
crisco e salsiccia. Ci piace. Ah, ok, no, basta col tonno e crema di. E abbiamo cercato soprattutto di caratterizzarli, cioè ognuno ha un suo stile ora definito, ognuno ha i suoi colori, ognuno ha il suo genere musicale che si intravede anche nel suo abbigliamento, quindi è stato un lavoro proprio che partiva dalla psicologia del personaggio e riambientato nel 2022-23. Donna Wanda, mi sono divertita da morire perché quest'anno è tipo una mantide religiosa, vestita di latex, nera, pelle metallizzata, cioè mi sono divertita tantissimo. Rosa, anche Rosa Ricci, diciamo, ha avuto un'evoluzione, come evolve la sua storia, evolvono anche i suoi costumi. Diventa meno coatta, diventa più rock, ma anche molto più scura. Io sono arrivato da pochi giorni. Giù lo iometro. Oddio. Ma gli ho chiesto, sì, ho chiesto un foglio, però. In sintesi, cercare di dare con la luce un aiuto a raccontare l'emotività di quella scena. Dovremmo eseguire un arresto, se ho capito bene. L'arresto a una persona che tenta di molestare una donna, una ragazza, e noi corriamo in aiuto di questa ragazza. In Italia, a parità di diagonale, scusate, stop. Perché continuare a letto? Poi c'è. Ce l'abbiamo fatta! Ma con le sue tacche su sto paletto.